sogna, l'anima in pena, di inabissarsi in fondo. Il mio primo ricordo legato alla musica è quello che mi hanno raccontato, che io sul vaso cantavo da bambino, probabilmente avevo un anno o due, cantavo una lacrima sul viso, ho capito molte cose, così dicono. E questo è qualcosa, forse mi ricordo anche io, però è quello che mi hanno ricordato i miei genitori. Cantava quel marinaio. Salito su un palco, mi sembravo avrò avuto, sì, 16 anni, mi ricordo. C'era un gruppo i quali non riuscivano ad andare avanti, e presi la chitarra e entrai io così a continuare la serata. Sì. Bella Livorno, è difficile. Ultimamente, sai, dipende dai periodi in cui stai passando. Ultimamente direi Satie, un disco di Satie, insomma, quelle opere migliori. Le musiche migliori, poi non sono così conoscitore di Satie, conosco quelle principali. Poi un disco dei Beatles e poi forse sì, diciamo, di Piero Ciampi. Soldati, poveri cristi. Una volta scrissi che i livornesi sono gente con ristrettezze mentali di larghe vedute, ecco. C'è un po' questa contraddizione spesso, no? Grandi viaggiatori però a modo loro, molto poi alla livornese con il panino preparato sempre dalla mamma. Vedo il livornese molto sempre poi, alle volte troppo attaccato alla città in cui vive, però allo stesso tempo anche di larghe vedute. Non so, spesso una frase mi piace più che doverla spiegare. Gente con ristrettezze mentali, di larghe vedute. Me compreso. Instabile, amante di salire su impalcature di uno stabile, ecco, quindi è instabile dello stabile. Speriamo di arrivarci uno, poi non lo so, penso, anche ora a 50 anni dentro continua a vedermi, diciamo, o il cretino o il ragazzo di sempre, chiamatelo come vi pare, ma non mi sembra, ecco, di avere 50 anni, non mi pongo mai di fronte a un ventenne che lucia 20 anni o 50, no? Ovviamente te ne accorgi quando la situazione lo richiede, se no nel quotidiano non ti poni sto fatto di avere 50 o poi 70. Sicuramente il rapporto col bambino col tempo si indurisce sempre di più, no? 70 anni. Però è solo per il fatto che sono gli altri che ti guardano, ti giudicano e quindi ti comporti in base agli altri. Da settantenne smetti di fare ragazzino, invece forse è il momento migliore per un settantenne di scoprire la vita proprio con leggerezza. Della sirena. Sono frasi di un mio caro amico Paganelli che diceva: per migliorare un paese, insegnare ai giovani a fare le file, poi togliere il diritto di eredità a tutti i giovani. La terza, queste sono due frasi del mio amico Massimo Paganelli, che lo saluto magari. E la terza direi, c'è bisogno più di amore con se stessi e con gli altri, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, ecco, è già un principio, non credo sia solo cristiano, ecco, c'era anche prima nel 1900.
Oriente, penso, questo concetto. Fermo qui dentro. Un saluto da Bobo Rondelli a Livorno Channel e anche un saluto che mi è stato richiesto da un caro amico, appunto, lui dice fammi Marcello Mastroianni, ma preferisco, a dire il vero, fare Ugo Tognazzi con un super cazzo che motorizzava lo scappellamento a destra, finimento alto, finimento! Soldati